Ringraziamo molto Miriangelo Manzara per essere qui tra noi oggi, anche perché gli abbiamo chiesto un duplice sforzo, perché sarebbe questo incontro era programmato per il 6 giugno, poi appunto sapete a motivo della morte di Pino, nostro confratello, proprio quel giorno c'erano i funerali, per cui tutto abbiamo spostato ad oggi. Lei è stata disponibile a salire. Ecco, la ringraziamo per quello che ci dirà, che si inserisce un po' in questo percorso che abbiamo fatto sul tema del nostro rapporto con il cibo, con il nutrimento, anche a motivo dell'Expo di Milano. Ecco, inizialmente i primi due incontri li abbiamo dedicati a una prospettiva di tipo più spirituale e biblica, non di solo pane vive l'uomo. Oggi forse si tratta un po' di rovesciare la prospettiva, perché l'uomo vive anche di pane, quindi non solo della parola, e quindi c'è tutto l'aspetto del pane legato alla dimensione anche della condivisione, della giustizia, ecco, dell'Expo magari sulla stampa e in genere sui mezzi mediatici passa una certa faccia, ecco, forse c'è anche un'altra faccia da scoprire. E Miriam è molto esperta in queste tematiche perché da tempo se ne occupa, è tra i fondatori di Terre di Mezzo, di Altra Economia, fa la cosa giusta anche, e quindi da tempo segue queste tematiche, e quindi credo che sicuramente sarà molto stimolante per lui il suo intervento. E proprio perché vuole essere stimolante procediamo un po' come al solito, quindi lei adesso gli diamo il tempo sufficiente per sua esposizione, poi dopo un po' di pausa potremo dialogare con lei con qualche domanda che magari potrà aiutarla anche a dire cose che possono maggiormente interessare la nostra sensibilità. Grazie ancora. Allora, grazie a voi di essere qua. Io proprio per quello che prima mi sento, non ho conosciuto Fratello Pio, non ho conosciuto se non in qualche magari frangente una volta che sono passata di qua, ma mi sento in qualche misura accompagnata da lui in questo percorso proprio per questa concomitanza. E a lui chiedo di intercedere appunto perché il dire possa essere di qualche utilità. Il tema è pane, giustizia e condivisione, o meglio il titolo. Dentro questo titolo ci potrebbero stare un sacco di temi diversi, spero che possano essere abbastanza significativi da non farvi addormentare, ma nel caso se dovesse capitare mi fermo e facciamo pausa prima. Tra l'altro ringrazio di questo titolo, non sempre mi capita quando, e anche con Luca, un titolo che, come dire, ha offerto lui e che poi ho preso, perché era, l'ho preso perché era abbastanza generico che appunto potesse tenere dentro tutto. In realtà poi trattandolo e provando a mettere in fila alcuni fili rossi, è un titolo nel quale non solo mi sono ritrovata, ma che mi sembra prezioso. E quindi ritroverete proprio queste tre parole, pane, giustizia e condivisione, voglio dire, come un po' i cardini, ecco, come anche parole riassuntive, attorno alle quali appendere appunto magari alcune informazioni che condivido con voi e il filo rosso di un pensiero che prova a legare insieme appunto pane, giustizia e condivisione. Tra le altre cose, uno dei testi che è uscito in quest'ultimo anno su questi temi, che si intitola Nutrire il pianeta, raccoglie una serie di conferenze che sono state organizzate da aggiornamenti sociali. Lo trovate sul sito di aggiornamenti sociali, non mi ricordo l'editore, quindi prima gaffa, ma perché ce l'ho in PDF, quindi l'ho consultato in PDF,
Ho fatto una ricerca sul testo e ho cercato quante volte ricorre la parola pane, un testo di circa 200 pagine, il tema è, il titolo è proprio Nutrire il pianeta, che è il titolo delle conferenze ma è soprattutto il titolo di Expo. Nutrire il pianeta, energia per la vita, per la verità, quello di Expo. La parola pane ricorre, credo, una ventina di volte in un testo di circa 200 pagine, quindi non tante, considerate che la metà sono in nota e quindi nel testo ricorrono davvero poche volte. Si parla in realtà poco di pane, si parla più volentieri ormai in questi nostri anni di cibo. Questo mi ha fatto anche pensare al titolo di Expo, Nutrire il pianeta. Ne parlavamo velocemente con Luca, appunto, Nutrire il pianeta in realtà è un titolo quantomeno ambiguo. Nutrire il pianeta o nutrire le persone? Nutrire il pianeta o nutrire appunto gli uomini e le donne? Non so se vi capiterà o se vi è già capitato di andare a vedere Expo, mi pare che le parole che usiamo possono essere significative e in qualche misura ci rivelano, quindi assomiglia un po' più a uno slogan che a un obiettivo, nutrire il pianeta. Se comunque vi capita di andare, vi suggerisco di tenere sullo sfondo le due pagine, una pagina e mezza del discorso che Papa Francesco ha fatto il 1° maggio in videoconferenza, qui sì. Quasi così, per il giorno dell'inaugurazione di Expo. È stato secondo me un po' tirato per la giacca per essere lì, però riconosce l'importanza del tema, ci sono diversi passaggi interessanti, è molto breve, ma soprattutto è una piccola guida su come visitare l'Expo, perché dice il tema è importante, però il tema può essere vanificato se non ci ricordiamo dei volti, i volti dei poveri. Il volto delle persone che hanno fame e che magari muoiono di fame. E quindi ci sono proprio due passaggi che richiamano e secondo me rappresentano la guida per visitare i padiglioni di Expo e per non visitarli in vano. Quindi appunto le parole che usiamo, che in qualche misura ci rivelano, del pane si parla poco, questa è un'epoca, la nostra, in cui si parla tantissimo di cibo, sul volantino che avete preparato per questi incontri c'è una frase di Don Primo, e ho letto prima la frase prima di vedere la firma, mi sembrava scritta ai nostri tempi, diceva: oggi va di moda parlare di cibo. Non solo va di moda, ma funziona tantissimo, funziona nelle trasmissioni televisive, funziona nei libri, in libreria. Magari un po' meno parlare di fame, e magari un po' meno parlare degli affamati. Appunto, Nutrire il pianeta a me sembra un titolo sbagliato. Lo dico così, ma è una provocazione, ecco. E allora vorrei cominciare, cercando poi di non dilatare troppo i tempi, da un ricordo personale. Io non è proprio il mio mestiere quello di parlare, di scrivere. Però allora condivido con voi un ricordo di diversi anni fa. Ma facendolo vi chiedo di ricordare insieme e di ritornare all'epoca in cui si era a scuola, io mi ricordo quando ho incrociato nei libri di storia il tema della carestia, in particolare della carestia in Europa e una delle carestie più drammatiche, quella in Irlanda. Forse vi ricordate, la carestia in Irlanda è generata da una malattia della patata, vanno persi alcuni raccolti e la popolazione viene decimata nel vero senso della parola. Io ricordo, appunto, credo di aver incrociato il tema negli anni del liceo, quindi il tema era legato, per quello che ricordo io, al tema della l'emigrazione verso il Nord America in particolare, dall'Europa verso il Nord America, un'emigrazione che ha
interessato moltissimo anche l'Italia e che a proposito dell'Irlanda appunto aveva questo fatto drammatico rispetto all'alimentazione della gente, due o tre raccolti che vanno male tra il 1845 e il 1849, un fungo attacca la patata, un fungo di cui non si sapeva ancora l'esistenza, il fungo viene identificato, la malattia viene identificata soltanto credo una ventina, trentina di anni dopo, però i tuberi marciscono, vengono seminati ma marciscono nella terra e nel 45 va perso, nel 1845 va perso metà del raccolto, ma l'anno dopo addirittura il raccolto va perso totalmente. Questo genera in Europa una delle più gravi carestie. In un anno, nel 1847, in un solo anno muoiono in Irlanda 500.000 di persone, ma le vittime della carestia, che poi si fa sentire ancora più in là nel tempo, qualcuno calcola che siano attorno al 1,5 milioni. E l'ondata migratoria che non avere pane, in questo caso non avere patate, porta con sé, genera un'ondata migratoria ancora più grande verso gli Stati Uniti, verso il Canada, in parte anche verso la Gran Bretagna. E il ricordo che io ne ho appunto di questa vicenda che ha questi numeri, il censimento del 1841 in Irlanda censisce circa 6 milioni di persone. 10 anni dopo si censisce il 30% in meno di popolazione. Qualcuno dice il 25%, qualcuno arriva al 30%, però alcune milioni di persone che scompaiono, che muoiono o emigrano. Quindi è un fatto drammatico che resta nella storia, non è l'unica carestia che andrebbe ricordata per quanto riguarda l'Europa. Però appunto mi appartiene come ricordo personale degli anni del liceo. A parte che non ne avevo proprio capito, come dire, la drammaticità, essendo che il tema era legato più ai fenomeni migratori dall'Europa all'America, così. Poi un giorno sono andata in Irlanda e in Irlanda il ricordo è tutt'altro che sbiadito. Diventa anche una narrazione identitaria, è un fatto che costituisce appunto la storia di quella nazione, di quel popolo, ma la cosa che mi ha lasciato basita, e non sono tanti anni fa, è che poi esistono tutta una serie di monumenti appunto dedicati alla fame e vedere dei documenti evidentemente dedicati alle vittime della fame, però di fatto dei monumenti dedicati alla fame e soprattutto i musei, alcuni musei che almeno quelli che mi è capitato di vedere non erano particolarmente spettacolari, ma lì io ho fatto la mia scoperta, e cioè in alcune di litografie del tempo, quindi la carestia di cui parliamo è tra il 1845 e il 1850-51, gli anni più drammatici sono quelli che arrivano fino al 49, in 4 anni, 2, 3, 4 anni si consuma questo dramma. Le litografie di quel tempo, relative alle scritte dell'Irlanda, è un'isola, quindi i porti, rappresentavano alcune navi in alcuni porti irlandesi che venivano caricati di derrate alimentari. E negli anni della carestia, quello che ho capito lì, soltanto un po' vedendolo, è che mentre milioni di persone dovevano partire perché non avevano il pane, o morivano di fame, letteralmente, di fame o di febbre tifoidea, di tutto ciò che la fame si porta dietro allora come oggi, è che esattamente in quegli stessi anni l'Irlanda continuava a produrre cibo e questo cibo veniva esportato. E questa cosa qui mi ha lasciato davvero senza parole, come è possibile. Se ci arriviamo
C'è uno studio più recente di Amartya Sen, premio Nobel, su un'altra carestia più recente, ma anche più lontana rispetto a noi. Allora, io credo che dobbiamo fare conto col nostro limite. Se, pur essendo così vicini, apparteniamo allo stesso continente, fate tutto la tara che volete fare sulla mia tontaggine, sul mio non avere capito, però se è così difficile capire alcune vicende storiche che ci sono vicine geograficamente nel tempo e anche per cultura, l'Irlanda nazione cattolica appunto, anche neanche profondamente radicata nella storia, nella nostra storia, noi nella loro, credo che capire altre carestie, per esempio magari più recenti, il Bangladesh del 1943, anche lì si ripete una carestia di queste portate, ma potrei dire la carestia in Etiopia degli anni 70, o la carestia che provoca, ovviamente tutti questo nome, l'esodo del Biafra, la tragedia del Biafra. Adesso diventerebbe difficile persino dirsi dov'è o dove era il Biafra, ecco, sì certo, in Africa, però come scoloriscono presto i ricordi. Ecco, dietro questi nomi, dietro questi avvenimenti ci sono i volti, ecco i volti che chiamava Papa Francesco, e la capacità di incrociare i volti e la capacità di capire che cosa sta accadendo. Quindi è interessante proprio questa possibilità. Amartya Sen appunto scrive uno studio sulla carestia del Bangladesh del 43, che in qualche misura costituisce uno spartiacque, perché si capisce e dimostra con evidenza riconosciuta ormai in ambito scientifico che i meccanismi che innescano i flagelli appunto della fame e della carestia non sono soltanto la carenza di prodotti alimentari. Appunto, nel periodo peggiore della carestia irlandese nei porti si caricavano le navi che andavano a portare fuori soprattutto cereali, certo non la patata probabilmente, ma i cereali che avrebbero potuto comunque sfamare quella popolazione. Allora, dice Amartya Sen che la riduzione della disponibilità pro capite di cibo non spiega in maniera soddisfacente le ondate di carestia in un'economia di scambio. I dati empirici smentiscono che sia così. Non è la mancanza di cibo. Se voi pensate a alcuni dei drammi che si stanno consumando anche nei nostri giorni, pochi giorni fa il Darfur e il Sud Sudan, la fascia del Sahel appunto. Questo diventa importante per capire che cosa fare o su che cosa poter agire. Dice Amartya Sen appunto, l'offerta sul mercato di riso e di altre granaglie alimentari nella carestia del 1943 non fu inferiore a quella di altre annate precedenti. E allora che cosa succede? In ogni carestia vengono decimati non gli strati, non in maniera orizzontale la popolazione. Non ne viene così in Irlanda, appunto. Non tutta la popolazione irlandese, non tutti gli abitanti vengono colpiti nella stessa maniera. Quali sono i gruppi? Allora, nella carestia del 43, i salariati agricoli, i pescatori, gli artigiani. Invece per quanto riguarda l'Etiopia, i servi agricoli e i pastori. E dentro queste macro categorie, le donne e i bambini. Metà delle vittime oggi della denutrizione sono bambini al di sotto dei 5 anni.
e la percentuale di persone che soffrono la fame e muoiono di fame non è uguale tra uomini e donne, c'è una questione di genere, le donne sono più colpite, le donne hanno, nei paesi che hanno questi problemi, vivono drammaticamente questi problemi, le donne hanno, soffrono di più. Gli studi di Amartya Sen diventano di fatto nei nostri anni un dato comune, una consapevolezza. Vengono fatti propri dalla Banca Mondiale e quando Amartya Sen vince il premio Nobel per l'economia, di fatto queste tesi diventano un po' un patrimonio condiviso. Oggi è quasi unanime il riconoscimento, secondo cui alla base delle morti per fame non c'è la carenza di cibo, ma c'è l'inadeguatezza del reddito. Questo è il mio ricordo personale. Per quanto riguarda la fame, la nostra cultura, il nostro modo di fare scuola, il nostro modo di fare storia, ma anche il nostro modo di guardare poi all'attualità. Anche voi probabilmente avete i vostri ricordi su questo tema. Credo che partire dai propri ricordi sia un modo per crescere. Tengo sullo sfondo di questo mio dire un versetto di Isaia che mi ha accompagnato molto nel mio lavoro in questi anni e su cui ho delle domande, non ho delle risposte, però è un versetto in cui ricorre almeno una delle parole che fanno parte del titolo di oggi, che è la parola pane, in Isaia 55, ed è una domanda: perché sprecate il vostro denaro per comprare ciò che non è pane? Dice meglio la parola, dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane? È un versetto che a me inquieta perché descrive molto bene quello che conoscono le mamme, conoscono per alcuni aspetti le congregazioni religiose, missionarie. La domanda che ci si pone anche che sia nel cuore anche quando si incontrano tanti poveri, che poi uno dice: ma perché non hai da mangiare e ti compri uno strumento di questo genere? Perché non hai da mangiare e vai in vacanza piuttosto che perché? Ma perché spendete denaro per ciò che non è pane, secondo me descrive molto bene qual è il paradosso che viviamo come umanità. Perché avendo tutto ciò che abbiamo non riusciamo a risolvere il tema della fame? Perché non riusciamo perché riusciamo ad avere Samantha Cristoforetti nello spazio per 6 mesi, 8 mesi, non so quanto, e non riusciamo ad avere è un problema di tecnologia, è un problema di potere, è un problema, o forse appunto questa domanda ci riguarda tutti, perché poi tutti spendiamo denaro per ciò che non è pane. Domanda è: per che cosa spendiamo quel denaro? Per che cosa lo spendo io? Mi sembra appunto interessante perché è legato al titolo Pane, giustizia e condivisione. Proverei a dire qual è la dimensione oggi del fenomeno della fame. Bisognerebbe tirarvi in ballo e chiedere qual è la vostra percezione. Secondo voi la fame nel mondo sta crescendo o sta diminuendo? Diminuendo.
che quindi qualcuno dice che sta diminuendo, siete tutti d'accordo? È interessante perché questo è un paese che ha fatto fatica a contare una piccola categoria di persone molto sofferte che ha preso un nome orribile, ma gli esodati, vi ricordate? Nella storia nostra recente a che fare con il lavoro, l'INPS e il governo e sapere quanti sono gli esodati in Italia è difficile, non è proprio così, è controverso, non è così chiaro. Pensate che cosa vuol dire sapere quanti sono gli affamati nel mondo. Quindi i numeri hanno dentro una complessità. Che cosa intendiamo per fame nel mondo? Parliamo di malnutrizione, parliamo di denutrizione, parliamo di morti. Quindi dobbiamo riconoscere anche qua, e la FAO ormai lo fa, l'Organizzazione Mondiale appunto dedicata delle Nazioni Unite dedicata ai livelli di alimentazione, contare è soltanto una parte, come dire, della descrizione, è soltanto una parte della verità, e per alcuni aspetti forse è la parte, come dire, è meno significativa. Però i dati sono annuali ormai, sono dati statistici che vengono, da cui base sembra abbastanza attendibile ormai da 30-40 anni circa. I dati sono controversi perché negli ultimi 10 anni la curva degli affamati nel mondo sale e scende, non è proprio chiarissima, però i dati sono aggiornatissimi, sono usciti alla fine di maggio e quindi era proprio il periodo in cui dovevo venire a parlare. Ed è interessante perché i numeri della fame stanno scendendo, grazie a Dio, quindi non si può che esserne felici. 795 milioni, questi sono i dati ufficiali, quindi siamo sotto la soglia di 800 milioni. 790 milioni di abitanti del pianeta, di quel pianeta che dobbiamo nutrire, soffrono la fame. Tanti o pochi, l'Italia ha 60 milioni di abitanti, 58-59 milioni di abitanti, quindi non sono tanti, sono una enormità. Tuttavia appunto la FAO e qualche giornale l'ha ripreso, ha speso qualche parola anche di, come dire, di soddisfazione rispetto a questo dato, perché è vero che è un dato che sta scendendo, quindi è vero che la fame nel mondo sta diminuendo. Di quanto e come si misurano appunto questi valori? Allora, tenete conto, siamo nel 2015, questo è un anno non soltanto importante per l'Expo, ma è un anno importante a livello internazionale perché 15 anni fa, in maniera molto, con molta enfasi, credo 140-150 paesi tra capi di Stato e capi di governo si erano dati un obiettivo che era quello di dimezzare appunto i poveri nel mondo, di dimezzare coloro che soffrivano la fame, e la data per questi obiettivi, gli obiettivi del millennio, Millennium Goals, era il 2015. Ora siamo nel 2015 e credo che a ottobre in Expo appunto ci sarà un po' la conclusione di questo percorso, ci si dirà a che punto siamo. La fame era uno degli obiettivi. Nel 2000, quando ci si incontra e quando si firmano i protocolli ufficiali, l'obiettivo è di dimezzare la popolazione, la percentuale di popolazione che soffre la fame. Attenzione, non è lo stesso dire dimezzare la popolazione e dire dimezzare la percentuale della popolazione.
qualche anno prima, nel 1996, a Roma, in ambito FAO appunto, nel primo summit mondiale dell'alimentazione, l'obiettivo era eradicare la fame in tutti i paesi e come obiettivo immediato ridurre di metà il numero delle persone sottoalimentate entro il 2015, quindi ridurre il numero delle persone. 4 anni dopo, spaventati dall'enormità delle cifre, però l'obiettivo diventa ridurre della metà la percentuale delle persone che soffrono di fame. Voi capite che siccome la base della popolazione, il numero degli abitanti del pianeta cresce, parlare in termini assoluti e in termini percentuali fa molta differenza. Dipende da quale dei due valori volete tenere presenti. La FAO dice che 72 paesi su 129, quindi più della metà, hanno raggiunto l'obiettivo del millennio, quello percentuale. Quindi in 79 paesi, in 72 paesi su 129, l'obiettivo di ridurre la percentuale delle persone della popolazione che vive in condizioni di malnutrizione e di denutrizione è stato raggiunto, non è poco. Però se guardiamo al primo obiettivo, quello più ambizioso, quello di parlare e tiene conto dei volti e delle persone, l'obiettivo è stato raggiunto in 29 paesi su 129. Ecco, questi sono un po' i dati secondo me da tenere presenti. Abbiamo un'umanità che sta crescendo dal punto di vista dei numeri delle persone, ma anche dal punto di vista delle conoscenze tecnologiche, delle possibilità. 20 anni fa non avevamo una stazione spaziale appunto su cui mandare una donna astronauta. Le persone che patiscono la fame e che patiscono la denutrizione, in molti casi muoiono a causa di questa condizione, non è molto inferiore a quella di 10 anni fa. Lo è rispetto ai dati del 1990, quindi di 25 anni fa. 25 anni fa questo dato, il dato assoluto, era di oltre 1 miliardo di persone, di 1 miliardo di persone. Quindi siamo passati da 1 miliardo a 800 milioni. I dati sono 216 milioni in meno soffrono la fame. Si può essere contenti o si può capire. È un dato buono, indubbiamente. Però guardate, la concentrazione della fame bisognerebbe vederla, perché la cartina anche qua non è uniforme, non è la media del pollo, purtroppo. Chi è uscito dalla povertà e chi è uscito dalla fame? Se pensate all'Asia, capite che quello che è avvenuto in Cina negli ultimi 20 anni, non tanto, negli ultimi per precisione 15 anni, la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi entra nella globalizzazione dell'economia nel 2000 e diventa in 15 anni una superpotenza mondiale. In questo momento la classifica, la seconda, terza economia mondiale, insomma, è chiaro che 200 milioni di persone che escono dalla povertà e dalla fame appartengono largamente a quel mondo lì. Ma se andiamo a vedere che cosa succede in Africa, nella fascia in particolare subsahariana, ebbene lì i numeri sono drammaticamente in aumento. La fame è concentrata lì e lì il trend non è negativo. I numeri non diminuiscono, ma anzi aumentano. E c'è un altro dato drammatico della FAO che dice che la scarsa alimentazione è alla base della metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni. Quindi la metà dei bambini che muoiono nel mondo sotto i 5 anni di età, nei paesi in via di sviluppo, muoiono per fame. Poi la potete chiamare denutrizione, malnutrizione, quello che volete, ma insomma è quella roba lì.
l'80% dei paesi con deficit di sviluppo che derivano dalla dalla malnutrizione vive in 20 paesi. E quindi abbiamo delle disparità molto forti. Questi sono i numeri. Quindi i numeri della fame oggi, che cosa ci aspetta? Sapete che i dati sull'incremento demografico a livello mondiale dicono che oggi siamo circa 6 miliardi, nel 2050 i demografi dicono che saremo probabilmente 9 miliardi. I demografi, sono una delle categorie che qualche volta deve chiedere scusa di previsioni che poi sono state smentite, però il trend sembra ancora questo: 9 miliardi di popolazione nel 2050, quindi tra circa 35 anni. 35 anni potremmo trovarci, ridarci appuntamento e trovarci qua a vedere chi è cercato, oppure no. Ma in ambito delle documentazioni sempre della FAO, di alcuni studi che sono consegnati alla FAO, la cosa che ci riguarda è che nel 2030, cioè tra 15 anni, e qui appunto il periodo è più breve, tra 15 anni il fabbisogno di cibo nel mondo crescerà di circa il 50%, e nel 2050 di circa il 70%. Questo perché non credo che noi mangeremo molto di più di quello che mangiamo oggi, forse sprecheremo un po' di più, forse, ma certamente chi ha fame, chi è sottonutrito e chi è, come dire, al limite della sopravvivenza, i 200 milioni di popolazione che nell'Asia sono usciti dalla povertà, certamente mangeranno un po' meglio e un po' di più. Il fabbisogno di cibo quindi cresce per il crescere della popolazione, e cresce perché cambiano le abitudini alimentari. In questa sala, se noi abbiamo un regime alimentare basato sulla carne o basato sulle proteine vegetali, di origine vegetali, cambia molto. Avreste bisogno, diciamo che probabilmente potremmo vivere nei campi qui attorno se avessimo un'alimentazione di carattere di proteine vegetali, ma non se invece la nostra alimentazione è basata sulle proteine animali. Anche questo sembra, come dire, un particolare, no? Però un ettaro di terra basta per se coltivato cereali o legumi, basta per andare a mangiare a una o due persone. Per se invece è destinato all'alimentazione animale, scusate il contrario, se a vivere di quel pezzo di terra è una popolazione che ha la propria alimentazione basata sulle proteine animali, vive una o due persone. Se invece leguminose o prodotti cerealitici, 19-20 persone. Questa è la proporzione. Quindi interessante, avremo bisogno di più cibo, avremo più terra per coltivare questo cibo? Guardatevi intorno, se avete dei figli che cercano di fare i contadini e cercano terra, proviamo a vedere dove sono. Sì, territori marginali forse, ma la pianura no, la pianura è saccheggiata da altre esigenze che abbiamo, le esigenze dell'abitare, le esigenze dei servizi, delle infrastrutture, eccetera. Non c'è più molta terra da andare a prendere lì. Quindi abbiamo bisogno di utilizzare meglio le terre che abbiamo, e probabilmente ci sarà bisogno di più terra. Però se questo è
se dobbiamo limitarci solo a questo, forse quegli 800 milioni di persone non mangeranno molto meglio nei prossimi decenni. Abbiamo sempre la risorsa della tecnologia. Basterà negli ultimi 20 anni abbiamo affidato molto delle nostre speranze alle biotecnologie, agli organismi geneticamente modificati, ancora una volta alla tecnica. Però ricordatevi quello che emerge dagli studi di Amartya Sen: non è la mancanza di cibo, innanzitutto, è la distribuzione del reddito, è la mancanza di reddito. Quindi focalizzarsi sul cibo può essere sicuramente importante, ma se dimentichiamo la giustizia non arriviamo alla soluzione del problema. Quindi il tema riguarda sì la messa a resa agricola di nuove superfici agricole, riguarda certamente anche la fertilità dei terreni, la possibilità di avere rese maggiori, ma riguarda certamente anche le regole che ci diamo e che cosa e per che cosa spendiamo il nostro denaro. A livello individuale, ma anche a livello ovviamente di governi. C'è un fenomeno da questo punto di vista che di cui man mano si parla. Potremmo focalizzarci sulle risorse tecnologiche, potremmo provare a ripercorrere insieme i risultati della rivoluzione verde degli anni 60. Qui mi fermo su un fenomeno che è emerso negli ultimi 15-20 anni, che va sotto il nome di land grabbing, di accaparramento delle terre. Anche qua mi fermo per una ragione personale. C'è un amico di amici che fa il missionario saveriano in Mozambico e tiene i contatti con la propria gente, un ragazzo giovane, è diventato prete 2 o 3 anni fa, tornerà in Italia per la prima volta in quest'estate, si chiama Padre Andrea. Perfetto. Le sue lettere parlano di questo fenomeno e parlano di land grabbing nel nord del Mozambico. Se rileggete quei passaggi lì è chiaro che cosa sta avvenendo, e leggerlo sui libri e leggerlo sulla lettera, nella testimonianza concreta delle persone, anche qua unisce le prospettive, fa capire meglio che cosa accade. Nei paesi sviluppati la terra è, non dico che sia finita, però la terra buona è quasi finita, quella che c'era da utilizzare l'abbiamo utilizzata. Ora, se voi foste una multinazionale dell'agroalimentare e sapeste che tra 15 anni il fabbisogno di cibo aumenta così tanto, ma non andreste in cerca di nuove terre da coltivare, non investireste in questi territori? È quello che sta avvenendo da diversi anni, però in particolare con un'accelerazione negli ultimi 15 anni. È quello che sta avvenendo appunto nei territori dove lavora Padre Andrea. E lui racconta di quanto sta avvenendo nelle comunità locali dove ci sono piccoli contadini con piccoli appezzamenti di terra, e ad un certo punto questi appezzamenti di terra vengono espropriati, magari pagandoli, oppure non espropriati per quanto riguarda la proprietà ma per quanto riguarda l'uso. Poi vengono circondati, cintati, le comunità e i piccoli contadini hanno un rimborso, gli viene pagato, per l'amor del cielo, qualche cosa, in qualche caso, non sempre. Però il processo viene in qualche misura deciso altrove, lo Stato, sono accordi che passano sopra le teste delle comunità locali. Attenzione, questi accordi prevedono, sono normati, che ci debba essere il consenso delle comunità locali. Nessuno viene a prendermi la terra se tu non sei d'accordo. Ma chi controlla che poi il processo arrivi fino lì?
Quello che Padre Daniele testimonia è che appunto questo che si vede, alcune multinazionali, in questo caso cinesi, i cinesi hanno un fabbisogno di energia, un fabbisogno di cibo molto grande, ma non solo gli unici, anche l'Italia ha qualche responsabilità da questo punto di vista, anche l'Europa. E appunto avviene che le terre vengono di fatto, le terre più fertili vengono in qualche misura affittate da chi ha denaro, magari affittato, cintato, e tu non hai un'indennità da questo punto di vista, però non puoi più coltivare il tuo appezzamento di terra. Davo un'occhiata alle statistiche da questo punto di vista, per quanto riguarda questo fenomeno che è in atto soprattutto, e anche qua è concentrato, è in atto soprattutto in Africa. Il Mozambico è uno dei paesi che è più toccato da questi temi. Il fenomeno è drammatico anche per un altro aspetto, cioè uno si aspetta, va bene, io sono una multinazionale, voglio coltivare soia, mi prendo, compro o affitto attraverso dei contratti con lo Stato nazionale, con le regioni, questi pezzi di terra, questi grandi appezzamenti di terra, e poi li coltivo. Dalle statistiche risulta che soltanto il 33% delle terre che sono state oggetto di questo tipo di accordi è messo a coltivazione, il resto non è coltivato, perché magari le condizioni del mercato non sono in quel momento così favorevole, perché forse poi prima di piantare la soia in Mozambico qualche studio agronomico bisogna farlo, per tanti motivi diversi. E così abbiamo quest'altro paradosso che abbiamo la terra, ma non abbiamo più i contadini, o meglio abbiamo i contadini senza la terra, e rischiamo molto da questo punto di vista. La FAO, che non è certamente un organismo rivoluzionario, però riconosce che si esce dalla fame se si salvaguardano le comunità locali e i piccoli produttori. Non dice la FAO che si uscirà dalla fame grazie alla tecnica o grazie a appunto le donazioni. Si uscirà se appunto quel tessuto produttivo sarà in qualche misura salvaguardato, è la nostra vera biodiversità. Quindi questo mi sembra un aspetto da avere a cuore, ecco. A me non è sembrato così rilevante, eppure mi occupo di questi temi, ma appunto poi su tutti i temi ci sono alcuni aspetti di temi che vanno per la maggiore, di moda, e il land grabbing è uno di questi temi, cioè l'accaparramento di terra. È la narrazione, cioè ci sono i cattivi, le multinazionali che possono comprare e comprano. È vero, non è vero? Io non l'ho capito fin quando non ho letto le lettere di Padre Andrea. Se lo conoscete ditegli che gli sono grata di questa cosa, perché lì lo vedi accadere davvero, e allora capisci che vale la pena di firmare una petizione, di essere attenti a certi temi, di provare a ragionare in altri termini. Faccio qua ancora una piccola citazione e poi mi fermo, ritorniamo su alcuni dei passaggi che abbiamo fatto, però ancora due cose mi starebbero a cuore. C'è un discorso anche qua di Papa Francesco alla Caritas International per quest'anno, a maggio di quest'anno, quindi abbastanza recente. Il Papa ripete queste cose, ripete, però lo dice con forza, dice: il pianeta ha cibo per tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere con tutti. Ed è la terza parola del nostro titolo: pane, giustizia e condivisione. Preparare la tavola per tutti e
chiedere che ci sia una tavola per tutti, fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare, ma anche ricordare ai potenti della terra che Dio li chiamerà a giudizio un giorno e si manifesterà se davvero hanno cercato di provvedere il cibo per lui in ogni persona e se hanno operato perché l'ambiente non sia distrutto ma possa produrre questo cibo. Sono parole forti, molto, molto chiare, molto, anche molto dure. Dipende dal cibo per tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere con tutti. Io credo che siamo inconsapevoli di quello, è come se non, nonostante tutte le informazioni che abbiamo, ma non vediamo quello che accade. Abbiamo la quegli 800 milioni non vogliono dire niente per noi. Sono una quantità infinita. E il nostro genocidio, forse. E forse Dio e anche la storia ci chiameranno a dire dove eravamo. Allora vorrei provare a dire che cosa possiamo fare in questo. Credo che uno dei passaggi precedenti, delle relazioni precedenti, abbia un po' focalizzato anche sul valore simbolico del cibo. E qui è interessante perché, appunto, dicevamo, si parla tantissimo di cibo in questi anni, potremmo dire dimmi che cosa mangi, o meglio, dimmi come mangi e ti dirò in che cosa credi. Appunto, il come mangi e il che cosa mangi. Uno dei problemi che abbiamo di fronte, uno dei paradossi che abbiamo di fronte è il paradosso dello spreco. Produciamo sufficiente cibo, ma dipende dai paesi, dipende dai cibi, dipende. Il 30% si calcola, ed è una stima prudenziale, in alcuni casi siamo attorno al 50%, il 50% finisce sprecato. Finisce sprecato nella catena alimentare, molto cibo resta sul campo o non viene conservato, non ha possibilità di essere conservato, finisce nella spazzatura che può essere transitato nei banchi, nei supermercati o nei nostri frigoriferi, magari noi siamo un po' più virtuosi, ma finisce poi anche nella spazzatura quando resta invenduto. Il 30% di cibo che finisce così è una ricchezza infinita. Io non credo che il problema sia quello, anche qua i ricordi sono personali, quando eravamo bambini in famiglia se c'era qualche cosa che non volevi finire, la favola dei bambini che non hanno da mangiare più o meno tutti l'abbiamo o raccontato, o sentita raccontare. Ma tutti sappiamo che quel cibo che noi risparmiamo non finisce poi nel piatto di qualcuno che ha fame. Oppure no. Allora, se è vero che la catena alimentare è così lunga ed è così, e perde cibo, perde acqua, perde risorse in tutta la sua storia, accorciare quella catena ha dentro un'opportunità per trovare nuove risorse. Ma anche c'è il tema di che cosa mettiamo nel piatto, non soltanto quanto mettiamo nel piatto, ma che cosa mettiamo nel piatto. E qua io ho portato alcuni libri che poi volevo lasciare alla biblioteca della comunità o comunque a chi transita da qua. Uno di questi libri ha un titolo strano, sono libri pubblicati da noi, ma perché anche qua si intreccia la nostra storia, insomma. È un titolo antipatico e brutto già di per sé, si intitola Restiamo animali, questo libro, ma pone il tema, forse non è un libro perfetto, ma i temi che poni sono rilevanti. È scritto da un giornalista che ha a cuore il tema della giustizia, che negli ultimi 20 anni appunto ha anche
anche parlato di persona su questi temi, e che io conosco da tempo, perché la mia professione è quella di, io sono giornalista, e quindi abbiamo condiviso percorsi da questo punto di vista, conosco da 20 anni, e gli voglio bene, e da sempre lui è vegetariano e negli ultimi 5-6 anni è diventato vegano. Allora, siccome io lo conosco come una persona mite e vera, questa scelta mi ha incuriosita e gli ho chiesto il perché, e lui mi ha spiegato la sua scelta come una scelta di maggiore coerenza rispetto al tema dei diritti. Dice, ed è un po' quello che poi cerca di narrare in questo libro, lui dice: la nostra società non riesce a risolvere il tema della giustizia, ha sempre qualcuno, perché ha sempre qualcuno che è fuori dallo spazio del diritto. C'è sempre qualcuno, qualche volta è uno straniero, un tempo sono i rom, qualche volta sono i... C'è sempre qualcuno che non fa parte di questa nostra tavola. E in questo caso, e qui so che rabbrividirete, e non perché per la temperatura, in questo caso a non far parte della sfera dei diritti sono gli animali. Appunto, Lorenzo racconta di come, di perché è passato dall'essere vegetariano, quindi non mangiare proteine animali, ma dal non mangiare prodotti di derivazione animale, di non usare, non so, vestiti di pelle, per esempio, cinture di pelle, scarpe di pelle. La cosa sorprendente è che quando abbiamo presentato questo libro, e tutte le volte che presentiamo questo libro, l'età media della gente che c'è è giovanissima, ai tuoi anni, non i miei anni. Ed è gente bella, è gente appunto quasi tutti non radicali. Noi abbiamo pubblicato un altro libro che si chiama Fare il formaggio, piccolino, su web ce l'hanno detti di tutti, perché fare il formaggio per i vegani non va bene, e per alcuni dei vegani è quasi un delitto, no? Ma attenzione, si può fare del folklore, ma ci sono delle ragioni e vanno ascoltate queste ragioni. Il nostro modo di produrre, non soltanto il nostro modo di consumare, ma il nostro modo di produrre è insensato. Noi produciamo, utilizziamo in questo caso gli animali, per esempio, li sottoponiamo a una catena, a una vita umana, sì, inumana, ma insensata, a sofferenze inutili, per poi buttarli, il 30% di quella roba lì finisce nella spazzatura. Il 30% di quella sofferenza lì finisce nella spazzatura. Ma perché? Ma perché? Allora, i vegani sono per noi antipatici e inquietanti. Secondo me vanno ascoltati. Vanno ascoltati perché hanno qualcosa da dirci sul tema della giustizia e sul tema appunto del diritto. E appunto, qualche cosa hanno anche da insegnarci sul piano pratico. Il modo con cui ci alimentiamo ha a che fare con gli stili di vita, con la giustizia. Scegliere che cosa mangiamo, non soltanto dove compriamo i prodotti, ma anche proprio che cosa mangiamo, è un atto di consapevolezza e alla fine anche, credo anche di libertà. Finisco, anzi lo riprendo dopo con le domande. Mi fermerei qua, so che sono stata un po' frammentata, ma credo che non ci manchino le informazioni neanche sul tema del cibo e della fame. Quello che ci manca è capire che cosa c'entriamo noi con questi temi, e allora io ho provato a dirvelo con alcuni racconti personali. Mi piacerebbe che nella seconda parte prevalessero i racconti personali, le cose che ci stanno a cuore, perché Dio ci chiamerà a giudizio su queste cose.